dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore», ma non vi andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Parola del Signore. Ci stiamo avviando verso la conclusione del Vangelo di Matteo e il tono degli scontri, incontri-scontri tra Gesù e i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, quindi le autorità religiose del tempo, si fa sempre più teso, è veramente uno scontro sempre più forte. E questo scontro in questa domenica si racconta attraverso la parabola dei due figli. Spesso Gesù usa parabole familiari nella vita familiare: il figlio che dice sì sì al padre, il figlio apparentemente obbediente, e invece l'altro figlio, quello che dice no, no, io non ho voglia di andare a lavorare nella vigna, ma poi invece ci va. Ecco, questa parabola Gesù la racconta proprio ai capi per dire: ecco, chi siete voi? Siete quelli che dite sì sì a Dio, che volete essere gli obbedienti, ma poi di fatto non lo fate, non obbedite. E poi gli presenta l'esempio: è venuto Giovanni Battista, non gli avete creduto, invece i pubblicani e le prostitute, cioè i ladri e le prostitute, gli hanno creduto. Perciò vi passano avanti nel regno di Dio. È come se uno andasse dal Papa e dai cardinali e gli dicesse: ecco, i ladri e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Capite che non la prendono molto bene, non la prenderebbero così tranquillamente. Ma perché poi Matteo ci racconta questa cosa? Perché alla fine può capitare anche a noi di essere cristiani, discepoli di Gesù nella parola, nei riti religiosi, ma poi non esserlo nella sostanza. Viene da così ricordare l'altra parola sempre del Vangelo di Matteo: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ecco, quindi non contano tanto le parole, non contano delle preghiere staccate dalla vita o delle liturgie che non incidono sulle scelte, ma quello che conta invece è proprio lo stile. Un'antica pubblicità diceva: fatti, non parole. Ecco, il Signore si obbedisce nei fatti, a Dio si obbedisce nei fatti, nella vita, nelle scelte quotidiane, nel modo di relazionarsi con gli altri, nel modo di usare il tempo, di usare il denaro, di vivere le cose della vita, non solo andando in chiesa la domenica e dicendo delle preghiere. Ma certo che dobbiamo andare in chiesa la domenica e dire le preghiere, ma perché queste ci cambino la vita e rendano la nostra vita più coerente con le parole del Vangelo di Gesù, parole che vogliono davvero essere vissute e non solo proclamate.